Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Expeditions Viking. Ritentiamo la sorte. Ok, va bene, va bene. Allora, iniziamo così. Grazie, Roskva. Allora, cosa facciamo? Dove l'hai conosciuto? Ok. Ok, allora un attimo. Niente. Facciamo finta di bere. Ok. Questi non sono servi, andiamo su questo. Tuo padre mi ha tradito, ma se te sei insultato al mio onore. Va bene. Ah, ma inizia uguale la situa. Porca miseria, allora. Cerchiamo di approfittare un po' meglio del tempo che abbiamo a disposizione, per cui. Direi, facciamo un gruppetto da una parte. Allora, tu stai qua. Roskva, stai qua. Tu. Vai qua. Con dietro Nefia. Ecco qua, ok. E io sto qua. Ok. Non tiratemi giù per piacere. Ehi, vaffanbrodo! Però se sono in 6 ed iniziano ad attaccare primi. Bella fregatura, che cavolo possiamo farci noi? Ah, tu che c'hai il campo libero, riesci a. Com'è che non riesci a colpire né uno né l'altro? Perché c'è Roskva in mezzo ai piedi? Io speravo di riuscire a reggere un altro po' là. Più che altro, che non voglio mettere Roskva là in mezzo ai piedi. Ah, c'è Hook and Slash. Ok. Che è molto buono. Tu riesci a. Mi sa che perdiamo subito anche Roskva. Ma invece tu, Katie, se riesci. No, lui no. Questo sì. Ok. Almeno possiamo mettere Aslafer qua davanti. Aslafer, riesci a muoverti? Forse no. Però muoviamo lei là. Lui qua. Tu Ketil, muoviti qua. Roskva. Roskva, vai. Qua indietro. E tu. Nefia, stai qua. Ok. Direi che vada meglio. Tu puoi fare qualcosa. Allora. Può curare, può demoralizzare. Può preparare il veleno oppure può.
accecare tipo. Ma ognuno davanti vuol dire che acceco anche i miei, mi sa. Facciamo che demoralizzare, va. E poi aspettiamo. Ah, ok, se ti spotted adesso. Aia, che danno incredibile! Mi ha stunnato ovviamente. Quello ha ristorato, ma teoricamente. Ah, no, rimane attacco lei. Roskva, cura subito Nefia, per piacere. E poi Roskva, muoviti qua sotto, che mi sa che è meglio, perché... Ah, no, lui riesce a colpire quello, comunque. No, lei lo tira giù, se va bene. Ok. Vai su questo. Ok, stiamo reggendo già meglio. Aia, mi ha stunnato. Quello pure l'altro. Qui c'è quella che tira e lui che attacca. Mannaggia con questo quick shot. Porca mi adesso mi lo tira giù. Oh, Nefia, muoviti qua. Tu riesci Ketil da qua a colpirlo? No, perché non riesce mai a colpire nessuno lui? Qua riesci? Sì. Poi torna indietro. Allora tu cura almeno Nefia per piacere. Allora, muoviti qua e cura Nefia. A Gunnar, non so se metterlo davanti o se andare a tirare giù questi. Ok, se faccio charge mi prendo l'attacco d'opportunità, vero? Penso di sì, da quello sopra qua non lo dice, ma... Devo che tirare giù questo, anche se quasi è andato. Vada, dai. Non abbiamo altro che si può fare, no? Allora, quella può accecare. Però, mi sa che non... conviene. Aia! Adesso li pigliate tutte e due le volte, volete vedere? L'ho detto, ma com'è possibile che loro con sto quick shot ci piglino sempre, con il 30% di possibilità di pigliarci? Cioè, me ne hanno tirato giù uno per turno, porca d'una miseria. E lui non vede mai nessuno, ovvio. E c'è il 30% su quell'altro. Ma come hai il 30%? Scusa, gli sei in faccia. Ma
No, non riesce a beccare nessuno. Porca di una miseria! Scusa, il Poisonous è un attacco? Sì. Vai qua allora, non so cosa dire. Porca di una miseria, Lada, stiamo perdendo di nuovo fortissimo. Aia, Nefia resisti per piacere, che si è messi malissimo, non male. Almeno adesso siamo 3 contro 2. Allora, Nefia, tu spostati tipo qua. Tu vai qua, ma fortissimo proprio. Com'è che in cover? Adesso la possiamo prendere in faccia fortissimo. Oh. E tu, Roskva, vieni qua dietro, va? Ovvio che mi fa il restore, si mette in mezzo ai piedi così che non posso attaccare. Dai, dovremmo avercela fatta sto giro. Però che pena, oh! Ma che... Cioè, se uno scopre che cosa sta succedendo, non puoi... siamo tutti messi male adesso, ma male, male forte, oh! Come che facciamo ad accamparci qua per recuperare un po' di vita? Ah, la lucera tra l'altro non è neanche morta, quella che c'ha infiniti lutti addosso agli Achei. Scusate se sclero, ma mi è sembrato davvero un combattimento impari completamente. Cioè, cos'è sta storia? Sappiamo chi sono, cos'hanno, eh? Sono la metà di 1000, ci fanno i doppi tiri, cioè, facendolo ogni volta. Dobbiamo andarcene senza più combattere, direi qua, perché cosa cavolo... Cioè, uno si può accampare a Ribe, non lo so. C'è un modo di dormire. Diciamo, beh, andiamo a fare un brindisi e niente, 6.000 persone che ci attaccano forti come l'infinito e oltre. Con questi scudi che non vengono mai giù. È tosto, eh. Cioè, è stato... Mediamente un casino. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Qua c'è il fabbro, là c'è il... Insomma, ci sono tutti che ci vogliono morti. Questo l'abbiamo scoperto. Per colpa di nostro padre o per colpa di altri. Alla fine niente, ci vogliono sempre morti. Allora, dovremmo andare alla Longhouse per capirne qualcosa di più. No, che non è questo. Grazie al mercato. Ah, questa qua. Abbiamo la mappa di nuovo girata tutta a caso. E arrivano. Sì. Non so che giro abbiamo fatto.
Allora, proviamo a parlare con questo uomo. Ah, sono messo male perché... Oh, sono ferito. Allora, Ragnhild ha la seconda Longhouse semplicemente per i suoi uomini. Guerrieri da tutto il nord vengono qui per cercare lavoro, per allenarsi come Uscarli. Riconosci Skallagrim dalla festa del funerale di tuo padre. L'uomo alto è insomma, il braccio destro di Ragnhild e anche il suo amante, e non lascia mai il suo fianco, anche se adesso è dalla tua città, va bene. Salve, Master Tess. Mi sono davvero divertito al tuo banchetto, specialmente con lo show che hai messo alla fine. Hai combattuto davvero bene. È stato un gran banchetto, è uno che non riuscirò a ripetere per molto tempo. Quando ne farò un altro, di sicuro sarai invitato. Sono contento di sentirlo. Di sicuro sai come fare sidro la sua schierne. Il bere così buono è pericoloso, ma è un pericolo che affronterò molto volentieri. Dimmi, cosa ti porta qua a Ribe oggi? Sto cercando di... Ok, andrei con la seconda. Dei combattenti per il mio gruppo. Hai scelto un brutto tempo per reclutare. I mercenari non hanno problemi a trovare lavori a basso rischio in questo momento. Con il problema nelle paludi. Che problema? Le persone sono iniziate a sparire in quelle paludi da alcuni anni, ma ultimamente è diventato davvero peggio. Una dozzina di sparizioni negli ultimi 2 mesi. Intere carovane spariscono nel nulla. L'intera città è piena di voci, di lantern man. Uomini che mangiano le streghe o altre cose del genere. Se il tuo interesse va oltre la curiosità, la mera curiosità, ti suggerisco di parlarne con Ragnhild. Sta cercando delle persone che vogliono fare qualcosa e occuparsene. Ok, quindi per avere il nostro equipaggio dobbiamo risolvere il problema. Ragnhild non poteva dircelo prima, siamo stati da lei, abbiamo parlato di tutto il più. Oh, questo log cos'è che rimane? Allora, uccidere i ratti che non andrei adesso. Ok, così i norvegesi li abbiamo sconfitti. Dobbiamo de decidere cosa fare con... E questo l'abbiamo fatto, ma... Dobbiamo parlare del coso, effettivamente. Ah, le medicine per la sorella di Nefia. Ok. Va bene. Però direi che visto che ci avviciniamo ai 19 minuti, direi di concludere così per oggi. Andiamo a salvare. Qua. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non lo siete già fatto e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!